Questo programma è offerto da La moda assurda e senza senso del know-how sbarca anche a Palermo. Vittima di questo gioco insulso made in USA, che consiste nel prendere a pugni i passanti senza alcun motivo, è stata una studentessa universitaria di 29 anni. La ragazza in questione passeggiava lungo via Todaro, quando in due si sarebbero avvicinati alla giovane donna con la scusa di chiedere una sigaretta. Immediata la reazione dei due aggressori, che hanno colpito in pieno volto la studentessa per poi scappar via ridendo. La ragazza poi è stata trasportata in ospedale e medicata. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Resta solo l'assurdità di tale gesto e chiedersi come possono nascere mode del genere che mettono a rischio la vita di persone innocenti. Il complesso di Torre Tonda, che comprende un baio, una torre della seconda metà del Cinquecento, è stato sequestrato dalla polizia di Cefalù. La struttura, riconosciuta come un bene di interesse storico e monumentale, versa in uno stato di assoluto degrado. Alcune strutture sono crollate, molte testimonianze artistiche sono state irrimediabilmente compromesse. È stato segnalato che alcuni locali sono stati interessati da crolli, in alcuni punti sono state riscontrate lesioni nelle murature e i controsoffitti sono stati trovati in condizioni di disfacimento. La masseria, che si trova nel territorio di Lascari, appartiene alla Fondazione Mandralisca di Cefalù, ma viene da molti anni gestito da due conduttori che sono stati ora denunciati per varie ipotesi di danneggiamento di beni di interesse storico e artistico e di luoghi di culto. Su segnalazione della Fondazione, il commissariato di polizia di Cefalù, diretto dal vicequestore Manfredi Borsellino, ha sequestrato l'intero complesso. L'ex assessore regionale dell'industria Pippo Gianni, ora deputato all'Assemblea siciliana, è tra gli indagati per la corruzione nell'inchiesta della Procura di Palermo sulle tangenti per il parco fotovoltaico di Monreale. Indagato anche il dirigente della regione Martino Russo, un'altra funzionaria, Francesca Marcenò, dovrà rispondere di abuso d'ufficio. L'indagine parte dall'arresto di due imprenditori toscani, Luciano e Francesco Meoni, dell'Iron Group, per un'evasione da 252 milioni. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan.
è partita l'opera di sgombero dei depositi delle circa 40 bare che da settimane erano ammassate nel cimitero comunale, in attesa della tumulazione. Le bare verranno tumulate all'interno dei loculi della congregazione delle Carmelitane. I loculi torneranno ai legittimi proprietari, mentre le bare saranno successivamente sistemate definitivamente nei nuovi loculi. L'obiettivo del comune è quello di comprare dei blocchi prefabbricati che possono contenere 74 loculi per uno. A provocare l'emergenza salme ha contribuito anche l'ASL di Bagheria, che ha negato le estemolazioni delle bare che risalgono a 40 anni fa per la situazione di caldo dei mesi di luglio, agosto e settembre. Un mare di Eternit invade il capoluogo siciliano. Dalla fine di aprile ad oggi sono circa 63 tonnellate l'amianto smaltito lungo il territorio cittadino, ma l'emergenza non si ferma e le strade continuano a pullulare del materiale dannoso alla salute. La nuova emergenza, emersa in queste ore, riguarda uno dei posti simbolo del movimento culturale palermitano, i cantieri della Zisa. Immediatamente nella giornata di ieri è scattato il sequestro dell'area. Si tratta di una struttura dismessa di ben 120 metri quadrati. Dai primi esami sono state rinvenute tracce di amianto. Ora le analisi dovranno stabilire se sono state liberate nell'area delle particelle e se queste abbiano raggiunto i livelli allarmanti. La polizia non è attrezzata per l'accoglienza dei migranti. Chiediamo immediatamente che si interrompa l'utilizzo dei poliziotti nell'operazione Mare Nostrum. La polizia non è quasi più in grado di svolgere l'ordinario, figuriamoci l'extraordinario. È l'appello del sindacato CONSAP che denuncia le condizioni precarie in cui sono costretti a operare gli agenti a contatto con migliaia di migranti senza protezioni e a rischio dal punto di vista sanitario. Nel frattempo la città di Pozzallo si stringe attorno alle 45 bare dei migranti morti durante la traversata in mare dello scorso 1 luglio. Ieri sono stati celebrati i funerali anche di altri 3 migranti morti per annegamento lo scorso 7 giugno. Un giorno di tristezza per tutta la città, la provincia di Ragusa e per l'Italia, dice il sindaco Luigi Ammatuna, alla presenza del sottosegretario agli interni Domenico Manzione. Alcuni dei migranti presenti avevano viaggiato con le vittime. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego.
Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. L'amministrazione comunale bagherese ha avviato le procedure per la ricerca del nuovo segretario comunale. A comunicarlo è lo stesso sindaco della città che attraverso una nota fa sapere: «Ho dato seguito a quanto dichiarato in campagna elettorale», ha detto. «Ringrazio la dottoressa Ficano per l'attività svolta sin qui. Breve, ma proficuo, il periodo di collaborazione. Ma, come già sostenuto, intendiamo dare un segnale di discontinuità rispetto alle precedenti gestioni amministrative». La dottoressa Domenica Ficano dunque verrà sostituita da un nuovo segretario che dovrà essere scelto dal sindaco tra coloro che fanno parte dell'apposito albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Colui il quale verrà nominato svolgerà il compito di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Questo programma è stato offerto da Abbraccio a tutti voi amici ed amiche di ilmeteo.it, previsioni per giovedì 24 luglio. Una nuova perturbazione atlantica collegata a flash storm causa un peggioramento del tempo, prima al settentrione e poi al centro. Più soleggiato invece il meridione e soprattutto le isole maggiori. Ecco il dettaglio. Al nord al mattino cieli molto nuvolosi un po' ovunque con rovesci e temporali frequenti da ovest verso est con fenomeni localmente intensi sulle aree occidentali. Nel pomeriggio ancora diffusa instabilità con precipitazioni forti, specie tra bassa Lombardia ed Emilia-Romagna, tempo che tuttavia migliorerà soprattutto sulle pianure. Al centro parziale nuvolosità al mattino con frequenti addensamenti e fenomeni sulle regioni tirreniche e sui rilievi appenninici. Nel corso del pomeriggio estensione del maltempo al resto dei settori con fenomeni anche intensi tra Umbria e Nord Marche, ma in miglioramento in serata. Eccoci al sud, dove il tempo sarà più stabile con ampio soleggiamento, salvo qualche disturbo, specie in Campania al mattino e sulle aree garganiche dopo metà giornata. I venti soffieranno con debole intensità in prevalenza da ovest e nord-ovest. Temperature. Le vediamo in diminuzione al nord e al centro, specie dove piovoso, stazionarie invece al sud, molto gradevoli invece saranno sulle isole maggiori. Carissimi, l'aggiornamento termina qui. Una nuova perturbazione atlantica colpisce il nostro paese con precipitazioni soprattutto al centro-nord, mentre al sud il tempo sarà molto più stabile e soleggiato. Continuate naturalmente a seguirci solo su ilmeteo.it, il sito che non vi abbandona mai. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 24 luglio. Si ricorda Santa Cristina di Bolsena, martire. Il nome Cristina deriva dal nome di Cristo, Christos in greco, e significa l'unto, l'eletto, il Messia. Si diffuse dopo l'editto di Costantino che garantiva la libertà di culto ai cristiani. Dice il proverbio: quando il vento segue il sole, bel tempo vuole. Sono nati oggi Alexandre Dumas, Vincenzo Salemme, Jennifer Lopez. Il
24 luglio 1908 l'atleta italiano Dorando Pietri passa alla storia durante la maratona ai Giochi Olimpici di Londra. Stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. In questo giorno del 1981 Hiram Bingham riscopre in Perù Machu Picchu, la città perduta degli Inca, oggi patrimonio dell'umanità UNESCO. Infine il 24 luglio 1969 l'Apollo 11 ammara nell'Oceano Pacifico. Accolti come eroi, ritornano sulla Terra gli astronauti che hanno camminato sul suolo lunare. Antoine de Saint-Exupéry ha detto: gli occhi sono ciechi, bisogna cercare con il cuore. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 24 luglio. Ariete, la luna in Cancro ci prova a mettervi in difficoltà, ma oggi, armati come siete di fiducia e di ottimismo, sventerete i suoi piani. In caso di indecisione, un amico vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, agite d'astuzia. Toro, niente di meglio del passaggio della luna in Cancro per scacciare quel senso di apatia che da un po' di tempo incrina la vostra naturale vitalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mette un po' sottosopra, appianate con dolcezza e contrasti. Gemelli, curerete gli affari mirando a ottenere risultati concreti, vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se sul lavoro siete audaci, in amore date prova di viltà fuggendo gli impegni e le responsabilità. Cancro, con la luna nel vostro segno affiancata da Venere e Nettuno, la felicità è all'ordine del giorno, sorprese, conferme e iniziative vincenti. La possibilità di realizzare un sogno è a portata di mano, non vi resta che afferrarla al volo. Leone, la vostra stella splende luminosa grazie alle congiunture astrali favorevoli. Siete estroversi ed espansivi, senza comunque passare la misura. In campo finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiate in mente andrà a buon fine. Vergine, se siete giù di corda, magari per una delusione affettiva, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, vi darà ciò di cui avete bisogno. Non alimentate un pessimismo frutto di un passeggero stato d'animo, valorizzate l'immagine e un look nuovo. Bilancia, la luna vi contrasta causando mugugni in famiglia, ma la pace è presto fatta, grazie alla congiunzione Sole-Giove, garante di entusiasmo e passione. Non rinunciate a un viaggio, una festa o un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, gli influssi positivi della luna nel Cancro sono una benedizione per il vostro umore. Oggi particolarmente sereno, aperto e inclini all'allegria. Approfittate della favorevole disposizione d'animo per recuperare certi rapporti un po' traballanti. Sagittario, Sole e Giove i grandi amici. Felicità legata a un viaggio, allo studio o alla sensazione di potervi concedere ciò che vi piace. Bellissima configurazione per trovare una collocazione nel mondo lavorativo e per fare le scelte affettive migliori. Capricorno, progetti che non decollano e vicende familiari che vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna. Domani tutto si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malcontento. Acquario, qualche problema di ordine burocratico, fiscale, forse di vecchia data, nel mirino della giornata. Datevi da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti e adeguarsi. Pesci, giornata molto serena con i riflettori che illuminano a giorno la vita amorosa. Tra ispirazioni poetiche e lievi palpiti, il cuore fa capriole. Una bella novità. Un evento festoso potrà allietare la famiglia. Preparatevi a un incontro piacevole.